Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 47esimo episodio per la nostra serie di Final Fantasy XV e secondo maggio, che è il mio secondo modo per dirvi grazie ragazzi di tutto il sostegno e il supporto che mi avete dato dal primo episodio fino ad adesso, che è qualcosa di eccezionale. In questo video vi mostro come è possibile affrontare e sconfiggere il mostro della missione di caccia, il sasso di Longwhite, quindi l'Adamantart. È un mostro di livello 99, anche se poi ci sono tutti i punti interrogativi accanto al nome, ed è qualcosa di immenso e enorme. Su YouTube, diciamo anche in altri video, in altri canali, è stato proposto come affrontare questo mostro. Io ve lo faccio in base ad un mio vecchio salvataggio, la partita col quale ho platinato il gioco, a livello 64 con Noctis, mentre gli altri oscillano, come avete visto, tra 60 e 63. Ovviamente, più ci andate alti di livello, meno tempo ci vorrà. Più ci andate bassi, più tempo ci metteremo. Però, comunque sia, riusciremo lo stesso a sconfiggerlo, perché poi vi spiego qual è il semplicissimo meccanismo di gameplay per tirarlo giù. Quindi andiamo a prendere il Chocobo per far prima. Ci prepariamo con l'Hyperion perché è l'unica arma che soffra veramente, la soffre il 20% più degli altri come danno. E armati di santa pazienza e tanto coraggio, oltre ad aver fatto anche il decimo level up col Chocobo e averlo portato al massimo, arriviamo contro questa montagna vivente, questo tartarugone gigante immenso. Sappiate una cosa, ci sono dei pro e dei contro in questo combattimento. Ribadisco che ci vorrà molto tempo, quindi non è uno scontro di bravura, bensì di pazienza. Personalmente ci ho messo intorno a 1 ora e 40, quindi grosso modo 100 minuti a sconfiggerlo, proprio perché a livello 64 è con l'Hyperion come spadone, quindi tutti equipaggiamenti normalissimi. Qual è il contro di questo combattimento? Appunto la sua durata e poi soprattutto anche che in alcuni punti il mostro è particolarmente scomodo da affrontare, per l'appunto come il collo o la testa. Già vedete da qui come l'approccio migliore per affrontarlo sia semplicemente fare molte proiezioni, quindi R1 per bloccarlo e tenerlo targettato, e poi semplicemente spammare spesso triangolo, cioè premerlo spesso per fare proiezioni finché avremo mana. Però come avete visto la testa è molto scomoda. Il punto migliore a mio avviso per andarla ad affrontare è la sua zampa anteriore sinistra. Perché? Perché sia di fronte che dietro avremo delle rocce dal quale poter fare proiezioni strategiche e quindi andare a recuperare rapidamente vita ed istantaneamente il mana per poi ripetere proiezioni, così come vedete esattamente nel gameplay del video. Quindi ragazzi, in sostanza è facilissimo, semplicemente richiede molta pazienza. Perché l'Adamantart sfiora i 5 milioni e mezzo di HP generici, quindi ha veramente tantissima vita. Ogni tanto possiamo anche utilizzare quella che è la perforazione di prompto, tanto per variare un attimo il gameplay. Però in maniera generica è tutto così. Inoltre vi ricordo anche che durante il combattimento sarà disponibile poter eseguire un'evocazione. Vi consiglio di utilizzarla appena avviene questa possibilità, anche perché ricordo che per ogni combattimento al massimo si può utilizzare un'invoca quando appare, non più di uno. Quindi prima c'è e meglio è. Per il resto fate sempre proiezioni strategiche per recuperare mana, laddove pensate sia necessario potete utilizzare anche Elisir e Grande Elisir per curarvi, code di finisce o pozioni se venite mandati in crisi o se proprio state KO, ed eventualmente anche eteri per recuperare velocemente il mana, oppure complessi multivitaminici per fare più danni o multiproteici. Quando in questo caso il mostro viene colpito abbastanza ed entra in crisi anche lui, è più vulnerabile, quindi subisce un pochettino di più i nostri danni. Si attiva anche la barra della mini sfida di fare 64.000 danni generici per ottenere 3PA ogni volta che accade questo evento. E vi consiglio di colpirlo a collo proprio perché sta fermo e subisce un pochettino di più. Fatto questo, ritorniamo sulla nostra cara e solita roccia, davanti alla zampa anteriore sinistra, e ricominciamo da capo il procedimento finché il mostro non muore. Quindi ragazzuoli, detto anche questo, mi lascio al resto del combattimento, che ovviamente è accelerato, accorciato. Non volevo portarvi 100 minuti di palla sempre uguale. E ad un bellissimo omaggio che vi faccio inoltre per quanto riguarda una canzone, che credo ci stia bene con questo video e spero veramente che vi piaccia. Quindi ragazzi, ci risentiamo al termine del combattimento. A dopo, buona visione e buon ascolto. Thank you.
Bravissimi anche per chi semplicemente ci ha provato, perché ci vuole comunque tanto coraggio, anche solo pensare di affrontare un mostro così grosso e un combattimento così lungo e impegnativo. E complimenti vivissimi da parte mia, davvero sinceri e convinti per chi si è riuscito a batterlo, perché comunque sia ci vuole una grandissima pazienza e costanza, che sono due ottime qualità che non dovrebbero mancare mai in un buon giocatore. Quindi ragazzi, bravissimi e complimenti ancora. È stata lunga, è stata difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo grandissimi. Detto questo, richiamiamo i Chocobo e torniamo in accelerazione rapidamente a consegnare la missione attacca, quindi ad Hammerhead, alla tavola calda. Inoltre, in questo breve momento, vi ricordo che è disponibile la nuovissima pagina Facebook, sempre chiamata Mastro Ditto, così come vedete in sovraimpressione e poi potete leggere in descrizione al video. E l'ho creata appositamente per voi, per darvi modo di poter esprimere i vostri pensieri, dubbi e domande sulle serie disponibili sul canale YouTube. Inoltre, ragazzi, se il video vi è piaciuto e se potete, per favore condividetelo tramite i vostri social, Facebook e Twitter. In questo modo mi darete un'enorme mano, un aiuto grandissimo per far conoscere quello che di tanto bello e speciale riusciamo a creare insieme. Grazie mille, ragazzi. Quindi, tornati da Tacca, scendiamo dal Chocobo. Torniamo ovviamente a parlare con lui e gli consegniamo la caccia che io definisco il sasso di Longwhite, che poi più o meno si chiama così. Abbiamo sconfitto l'Adamantart, che è stata una cosa epica, pazzesca e fantastica, il tormento di Longwhite. Ci prendiamo 50.000 guile, una banda di adamantite che dà moltissimi punti vita a chi l'equipaggia. Quindi ragazzuoli, posso dirvi che anche il 47esimo episodio, il secondo omaggio, che è il mio secondo modo di dirvi grazie, si conclude qui. Grazie per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ragazzi, e grazie ancora. Ciao!